Sì. Perfetto. Allora. Bene, quindi oggi è il 2 marzo 2021, non 2020, lo correggiamo subito. E iniziamo questo percorso con la materia di Digital Forensics. Bene, allora intanto diciamo questo corso è un corso che oramai è storico all'interno del corso di studio, nel senso che nasce circa, la prima edizione è stata fatta nel 2010-2011, quindi quasi 10 anni che c'è questo corso, quindi ha avuto una sua evoluzione come ovviamente diciamo, succede in questi casi, è nato come un corso da 6 crediti, inizialmente inserito nell'offerta scelta dei corsi da 6 crediti. Poi un po' visto anche il successo e l'interesse dimostrato dagli studenti, è passato a 9 crediti, oggi fa parte, diciamo, dell'offerta formativa in uno dei due curricula della triennale. Che cosa faremo in questo corso? Fondamentalmente sarà un corso di introduzione alla disciplina. Lo sottolineo che è un corso di introduzione perché vedrete che la disciplina legata al forensic e quindi all'utilizzo dell'informatica in procedimenti giudiziari di vario tipo è particolarmente complessa. Okay? Quindi, io continuo a sentire diciamo, messaggi che arrivano in chat, non vediamo le slide, ok? Vediamo perché. Era saltata la condivisione, probabilmente. Quindi è una, vedete che è particolarmente complessa perché dietro la parola digital si nasconde un mondo, cioè tutto ciò che è digitale, quindi che è un dato digitale, può diventare una fonte di prova e quindi se è una fonte di prova bisogna capire come acquisirla, trattarla, presentarla in eventuali, diciamo, procedimenti opportuni. Quindi quello che noi faremo che cos'è? Cercheremo di dare le linee guida intanto di carattere generale, su quello che è il modus operandi, quello che noi chiamiamo le best practices di settore, cioè come acquisire un dato digitale in generale, quindi come l'approccio deve essere da parte di un tecnico informatico a cui viene chiesto fondamentalmente di trattare questi dati ad uso forense. E quindi ci occuperemo ovviamente di aspetti tecnologici, però dovremo fare il conti con la parte giuridica. Cioè, dovremmo capire anche come, da un punto di vista, tra virgolette, dell'ordinamento italiano e non solo, che cosa significa riuscire ad avere una prova digitale. E quindi cercheremo di capire anche, da un punto di vista normativo, come, soprattutto per quanto riguarda i procedimenti di natura penale o civile, la prova informatica possa entrare in un dibattimento e quali sono gli accorgimenti che il tecnico deve tenere conto per poterlo fare. In linea di massima, l'obiettivo è quello di darvi alla fine del corso diciamo, competenze minime per poter essere, fra virgolette, in grado, in autonomia, di redigere appunto una consulenza tecnica a supporto di un procedimento giudiziario. Quindi diciamo, vedrete che faremo anche delle esercitazioni in cui sarete spinti a scrivere una consulenza tecnica e quindi ci sarà proprio una parte in cui vi spiegherò esattamente come va redatta una consulenza tecnica in questo campo. Quindi ovviamente parleremo di investigazioni e da questo punto di vista devo dire che è molto interessante, no? Perché diciamo, vedremo come in qualche modo l'informatico può oggi essere di supporto a moltissime situazioni in cui bisogna indagare alla scoperta di situazioni più o meno pulite. D'altra parte vedremo tantissimi casi di studio e oggi possiamo affermare senza dubbio che qualsiasi sia il tipo di procedimento penale o civile che abbia a che fare con qualsiasi fatto di cronaca o giudiziario, la prova informatica entra di diritto come una delle prove principe, perché in qualche modo tutti noi abbiamo una sorta di ombra informatica, non creiamo una sorta di traccia delle attività che facciamo nel mondo di natura digitale,
E quindi gli investigatori vanno proprio lì, cioè nel momento in cui devo indagare sulle attività di un qualsiasi soggetto, sicuramente la traccia informatica, che poi sia legata al bancomat piuttosto che al cellulare, piuttosto che all'attività online, piuttosto che all'attività sui social, è possibile tracciare oggi la vita delle persone attraverso un'indagine che avviene sul dato digitale. E quindi non c'è sostanzialmente, diciamo, indagine che non passi attraverso un'analisi dei dati informatici. Poi magari non sono utili, però in qualche modo viene fatto uno screening. Un altro aspetto che in qualche modo cercheremo di cogliere sarà quello legato alle best practices. Questo termine lo utilizzeremo tantissime volte. Lo utilizzeremo tantissime volte perché? Perché quello che succede è che il mondo dell'informatica in generale è un mondo particolarmente veloce, cioè nel senso che ci sono, cioè la velocità con il quale, diciamo, si procede è talmente elevata che difficilmente si riesce a codificare come procedere in tutte le situazioni. Ok? Soprattutto da un punto di vista anche normativo, non è pensabile che ci possa essere una normativa che si adegui alla nascita di nuovi sistemi operativi, alla nascita di nuovi dispositivi, alla nascita di nuove problematiche tecniche che nel tempo, alla velocità di oggi, vanno avanti. Quindi quello che ci si propone in quest'ambito è quello di cercare di rifarsi sempre appunto a queste best practices, no? Cioè questo sostanzialmente è modus operandi che consiste nel riferirsi alle migliori pratiche che la comunità scientifica del settore mette in campo per risolvere determinati problemi. Quindi non c'è una parte dove andare ad attingere, okay? Però è compito, diciamo, morale, tra virgolette, di chi si occupa di questo settore, stare sempre informato per capire qual è la migliore situazione per risolvere qualcosa. E vedremo che anche il nostro ordinamento giuridico è riuscito in qualche modo a codificarla questa nozione, per cui vedremo come ci sono delle normative che prevedono come, diciamo, si lavori bene in quest'ambito. Poi un'altra cosa che faremo sarà quella di approfondire un aspetto fra i tanti che è possibile affrontare, che riguarda in particolare l'analisi di immagini e di video. Quindi, diciamo, la parte investigativa la vedremo più approfonditamente in funzione di quelle che sono l'analisi di immagini, per esempio acquisite da sistemi di videosorveglianza, okay? Oppure vedremo immagini tecniche per individuare la manipolazione di immagini. Okay? Quindi questi aspetti verranno poi approfonditi con particolare enfasi. Quindi, come vi dicevo, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è formare, tra virgolette, o mettere le basi per fare in modo che un domani potreste, volendo, anche pensare alla professione di digital forense come, diciamo, questo soggetto che con un'attività, tra virgolette, in proprio, si occupa di fornire consulenze in quest'ambito. E quindi si parla in italiano della tipologia della professione, viene detta appunto l'informatico forense. E come vi dicevo, bisogna avere, diciamo, questa competenza, tra virgolette, non approfondite, ma quantomeno delle basi, anche da un punto di vista giuridico, per quelle che sono le norme, che ci stanno dietro. E in qualche modo mi piace appunto pensare appunto il digital forense come appunto un investigatore, dove questa volta la scena del crimine non sono più le impronte, il DNA o il resto, ma sono, diciamo, ferraglie, tecnologia o bit. Di qualche tipo. È importante però, ed è su questo, anche su questo faremo molta attenzione, curare la parte di presentazione delle attività. Cioè, visto che l'esperto forense deve poi rappresentare a terzi gli esiti delle analisi, il problema è dove sta in quest'ambito particolare, che i terzi a cui espone i risultati delle proprie analisi non sono tecnici. Okay? Quindi c'è un problema di comunicazione importante, per cui sia nella presentazione delle relazioni tecniche, sia nell'eventuale poi discussione in dibattimento,
che se abbiamo tempo appunto proveremo anche a simulare, bisogna far sì che sia comprensibile a tutto il resto che compone la platea a cui spiega le risultanze dell'analisi. Per cui ci sono vari livelli, c'è un livello tecnico, che quindi è il livello di approfondimento in cui bisogna riuscire ad acquisire, analizzare questi dati, e poi c'è un livello appunto di presentazione in cui bisogna riuscire a rendere, fra virgolette, rigoroso comunque l'analisi, perché non si può cercare di non farla rigorosa, però riuscire a presentarla in un addetto ai lavori almeno per quanto riguarda le conclusioni di quello che si è trovato. Okay? Quindi non ci si, ovviamente non ci si aspetta di riuscire a rendere semplice una cosa che è complessa da un punto di vista tecnico, okay? Ma quantomeno, diciamo, far capire qual è il flusso logico e le risultanze finali. Okay? Spesso e volentieri vedrete che, e questa è una cosa che dirò tantissime volte e statisticamente anche qualcuno di voi continuerà a sbagliarla, nelle relazioni tecniche, quando faremo poi delle simulazioni, è ovviamente importante l'acquisizione, l'analisi e tutto, ma ai fini proprio di questo, diciamo, tra virgolette, mondo, la parte più importante di una relazione tecnica sono due. La parte in cui vi si chiede cosa fare, quello che noi chiamiamo il quesito, e le conclusioni. Cioè queste due parti all'interno della relazione tecnica sono più importanti del resto. Quindi la parte in cui vi viene chiesto che cosa deve fare, quindi c'è un quesito formale, in cui diciamo, al consulente tecnico viene chiesto, il consulente deve acquisire dati di questo cellulare, acquisire dati di questa videocamera, analizzarli e tirare fuori l'evidenza, qui c'è un quesito, all'interno della relazione tecnica si risolve questo quesito, si risponde, alla fine bisogna concludere, okay? Quindi le conclusioni sono quelle in cui si dice, dato quel quesito, dato l'analisi, ho ottenuto questo, questo e quest'altro. Okay? Sono talmente importanti che spesso e volentieri, proprio perché diciamo, sono quelle, fra virgolette, più rivolte ai non tecnici, sono quelle più lette dalle parti, dagli avvocati, dai giudici, no? Che devono cercare di capire che cosa avete trovato in quell'analisi. Quindi non mettere le conclusioni o il quesito in una relazione tecnica, è un errore grave. Okay? Quindi questa è la prima volta che lo dico, lo dirò tantissime volte. Però sempre qualcuno si dimenticherà di farlo. ok. E quindi, diciamo, questo è importante. L'altra cosa che vi dico è che ci sarà, ovviamente, per la parte giuridica, ho invitato a tenere alcuni seminari il professore Zangara, che forse alcuni di voi conoscono perché hanno seguito il corso di IT Law, che curerà una o due lezioni per puntualizzare alcuni aspetti giuridici relativi e che anche quest'anno ha confermato di essere con noi, quindi diciamo, un paio di lezioni le farà lui. Allora, un paio di puntualizzazioni. In alcuni contesti si tende a confondere la digital forensics con la sicurezza informatica. In realtà ovviamente sono due cose diverse, perché diciamo, la sicurezza informatica ovviamente si occupa di mettere al sicuro i sistemi informatici, sia in maniera preventiva, di analizzare eventuali vulnerabilità, di cercare di difendersi da attacchi informatici. In qualche modo è una scienza anch'essa ben definita, che però non ha a che fare con procedimenti giudiziari o acquisizione di prove. Okay? Diciamo, in generale, diciamo che la digital forensic interviene quando il danno è stato fatto. Cioè, se la vogliamo mettere in relazione alla sicurezza, possiamo dire, se c'è un attacco informatico, allora nel momento in cui diciamo, l'azienda vuole cercare l'azienda o il soggetto che ha subito l'attacco vuole cercare di capire cosa è successo, ci sarà l'esperto di sicurezza informatica, ma arriverà il digital forenser che analizza che ne so, i log di sistema, acquisisce quello che è successo, fa una copia dei dati e a quel punto crea un dossier da utilizzare poi per un'eventuale, diciamo, indagine con più o meno forze dell'ordine, insomma, fa partire il procedimento. Quindi il digital forenser è colui che interviene spesso post-attacco. Cioè, si è verificato un problema di sicurezza informatica, allora diciamo, interviene Digital Forensics per raccogliere le prove o le evidenze che possono essere utili per poi andare a cercare il responsabile. Quindi hanno sicuramente delle competenze
che si possono intersecare, però sono due figure diverse. Giusto per dare una prima indicazione su quando nel nostro ordinamento è entrata in vigore una normativa che abbia stabilito che la digital evidence, quindi le evidenze digitali, fossero utili e utilizzabili nei nostri procedimenti, la legge importante è questa legge 48 del 2008, che probabilmente approfondirete con il professore Zangara, che è stata emanata e in particolare ha preso atto di una convenzione europea, che era la convenzione di Budapest di qualche anno prima, che era una convenzione a livello europeo in cui si invitavano gli stati membri a regolamentare proprio questo aspetto, quindi a far entrare nell'ordinamento di ogni singolo stato la cosiddetta digital evidence, quindi l'evidenza digitale. E su questa legge è proprio introdotto il principio mediante i cui è possibile assumere delle prove informatiche. Okay? La cosa importante è che nonostante sia stata fatta nel 2008 è ancora, diciamo, perfettamente attuale, perché non ci si è focalizzato, come vi dicevo, su come farle le cose, ma semplicemente ha stabilito quali fossero le modalità di natura metodologica. Per cui, diciamo, sostanzialmente ci si è preoccupati di dire, nel momento in cui è necessario acquisire un dato informatico, questo dato informatico è a tutti gli effetti evidenza di prova, nell'acquisirlo bisogna acquisirlo in maniera tale che l'acquisizione sia qua integra, e su questo termine ci torneremo, e ne garantisca la non alterabilità, che è un po', se volete, quello che succede con le prove di qualsiasi tipo. Cioè, se io acquisisco un'impronta digitale, cerco di acquisirla nel miglior modo possibile, cercando di evitare di corromperla, no? Anche nel dato digitale questo, diciamo, concetto è stato ribadito. E quello che faremo noi nelle primissime lezioni, cercheremo di capire che cosa succede a un dato digitale rispetto ad altri dati di natura analogica. Okay? Perché da un lato vedremo che l'evidenza digitale ci dà il vantaggio che se, una volta che io ne faccio una copia, tutte le copie sono identiche all'originale. E questa per chi lavora in ambito forense è una novità, perché, diciamo, molte delle prove, tra virgolette, le evidenze biologiche in realtà o analogiche soffrono del fatto che non sono replicabili. Cioè, se io ho una prova, diciamo, un'impronta digitale, l'acquisisco la prima volta, però poi non la posso riacquisire. Okay? Quindi già nell'acquisizione c'è una perdita, devo stare attento, eccetera, eccetera. Il dato digitale, in realtà, una volta acquisito, se acquisito correttamente, in realtà è sempre quello. Okay? Quindi posso farne tutte le copie che voglio e vedremo come, e posso dire a tutti che le copie che faccio sono identiche all'originale. Quindi posso fare anche diverse analisi nel tempo. Quindi, che ne so, se io ho un'immagine digitale che oggi non riesco a migliorare, però fra 10 anni con la stessa immagine c'è un nuovo algoritmo più potente che è in grado di recuperare qualcosa, la fonte di prova è sempre quella. Non degrada nel tempo. Quindi questo da un lato è un vantaggio non indifferente rispetto al dato digitale. D'altra parte è anche vero che, soprattutto per i non tecnici, c'è un'estrema volatilità, cioè io posso sbagliare a maneggiarlo, cioè c'è un'immagine in bit per la salvo in JPEG, non lo so perché che questa cosa introduce una compressione e quindi una perdita, okay? Oppure ho dei file, che ne so, di un qualche software di editing, li apro, li risalvo e mi cambio i metadati, okay? Sui log di apertura, di modifica del file. Quindi, diciamo, da questo punto di vista bisogna essere coscienti di quello che si sta trattando. Okay? Allora, in queste slide vedete un po' quelle che sono state le caratteristiche del corso degli anni scorsi. Okay? Come vedete, una delle belle, diciamo, cose che siamo riusciti a ottenere è quella di poter utilizzare durante il corso dei software di natura professionale. Okay? Quindi questa è l'edizione 18-19-19-20,
che abbiamo fatto l'anno scorso fondamentalmente. L'anno scorso è stata fatta in modalità totalmente online, purtroppo. E abbiamo avuto come software da poter utilizzare nella parte, fra virgolette, più pratica, questi software Amped Fi Authenticate, che hanno a che fare con l'analisi di immagini video e l'autenticazione di immagini e di video. Poi abbiamo utilizzato Legalai, che è un software per l'acquisizione forense di fonti di prova online, quindi social piuttosto che pagine web, così via. Poi abbiamo visto più che utilizzato questo software di Sint, che è un software che serve a fare investigazione su fonti aperte. Cioè significa va sul web, io metto delle query e mi ricerca delle informazioni legate a soggetti, aziende, tutto ciò che è disponibile sia free che in qualche modo nascosto da qualche parte. Poi vedrete che anche quest'anno abbiamo una collaborazione con lo spin-off universitario CT Lab, che fra l'altro il cui logo lo vedete sempre in basso a sinistra, questo è il logo di questo spin-off universitario, che è un'azienda che lavora all'interno del dipartimento, qui a Catania, e che si occupa proprio di digital forensic. Quindi a livello, diciamo, professionale, e ci sarà qualche intervento anche da parte di alcuni di questi professionisti. Abbiamo anche quest'anno un tutorato. L'anno scorso, ovviamente, il laboratorio, visto che eravamo online, è saltato. Quest'anno ora vi dirò a seguire che cosa faremo. E poi organizziamo, ove possibile, dei seminari con delle personalità esterne. Spesso e volentieri sono venuti delle forze dell'ordine. 2 anni fa abbiamo fatto all'inizio del corso abbiamo fatto una lezione in cui c'era sia la polizia postale, c'erano i RIS di Messina, quindi un po' di approfondimenti, diciamo, concreti da chi ci lavora sul serio. Questo è il corso, diciamo, la pagina di quest'anno, in cui fondamentalmente, vedete, abbiamo la conferma di Amped Five Authenticate di Legalai. Ovviamente gli accordi che abbiamo con queste aziende sono di poter utilizzare questi software fondamentalmente per esercitarci e poi eventualmente per le prove in itinere che faremo, che adesso vi spiego in cosa consisteranno. Quindi le prove fondamentalmente le faremo utilizzando dei software di natura professionale. Per professionale intendo il fatto che vengono utilizzati da chi poi sul campo ci lavora sul serio con queste cose, che sono sia i professionisti privati di cui accennavamo prima, ma principalmente le forze dell'ordine. Questo Amped è un'azienda italiana che è basata a Trieste, sta a Trieste, che ha creato nel tempo questa soluzione per l'analisi di immagini e di video, che attualmente è la più diffusa a livello mondiale, quindi è una realtà veramente grossa, con il quale noi in qualche modo come università collaboriamo. Poi vi farò vedere che ci sono alcuni, diciamo, dei filtri implementati da queste soluzioni che in realtà sono stati fatti anche in collaborazione con noi. Legalai, come vi dicevo, è un software per l'acquisizione forense di fonti di prova sul web. E quest'anno abbiamo la novità di poter utilizzare questo kit della Cellebrite. Cellebrite, se non la conoscete, è l'azienda israeliana più famosa in ambito forense, che realizza soluzioni hardware e software per la mobile forensic, cioè quindi per l'acquisizione di dispositivi cellulari. Perché siamo riusciti ad avere questa cosa? Siamo riusciti ad avere questa cosa perché, diciamo, abbiamo ritenuto fondamentalmente che uno dei settori che sta in qualche modo esplodendo e che è sempre più diffuso è l'acquisizione di evidenze digitali dai telefoni cellulari. Telefoni cellulari che presentano tutta una serie di problematiche rispetto all'acquisizione forense, rispetto a quella che è la digital forensics classica, perché in realtà sono dei dispositivi che hanno dei sistemi operativi particolari, a prescindere da iOS o Android, insomma, ogni cellulare in realtà ha una sua storia, una sua personalizzazione. Poi sono comunque dei dispositivi che in qualche modo tendono a proteggersi. Nel senso che le aziende,
diciamo, che hanno fatto, che fanno i sistemi operativi, ma anche le applicazioni, ovviamente tendono a mettere delle barriere, no, all'ingresso di chi voglia spiare o prendere, acquisire dei dati in maniera non controllata. E quindi ogni cellulare, in base alla sua versione del sistema operativo, in base alla versione delle app che ha dentro, presenta delle anomalie o delle difficoltà tali che per l'acquisizione forense diventano una sfida. Questa Cellebrite è un'azienda israeliana che ha fatto di questo settore uno dei suoi business principali. In pratica loro che cosa fanno? Studiano, a proposito di sicurezza informatica, tutte le vulnerabilità possibili e immaginabili di tutti i sistemi operativi mobile in tutte le versioni, dove tutte le versioni io intendo anche la .0x, cioè quindi anche le minime vulnerabilità, sia a livello di sistema che a livello di app, hanno realizzato un tool, hardware-software, in cui in pratica si forza, tra virgolette, l'acquisizione sui dispositivi mobile in maniera guidata, quindi anche semplice per l'utente, e sono, tra virgolette, i leader di mercato, fondamentalmente. Qualche anno fa, non so se qualcuno di voi l'ha sentita questa cosa, c'è stata una polemica, piuttosto che, diciamo, o finta polemica, tra il governo americano è proprio la Apple, perché a un certo punto era stato sequestrato un cellulare di un presunto terrorista diciamo, l'NSA americana non riusciva a entrare sul telefono, okay? Perché il telefono era bloccato, quindi con un PIN, e non si riusciva a entrare. E allora, diciamo, il governo americano fece una richiesta formale, pubblicizzandola in rete, ovunque, chiedendo alla Apple: guarda, diciamo, siamo in presenza di un caso, diciamo, importante, è in ballo la sicurezza nazionale. Gli americani, sapete, quando ci tengono a questo, quando si parla di sicurezza nazionale, violano tutti i diritti possibili e immaginabili. E la Apple a suo tempo rispose pubblicamente dicendo: noi ovviamente siamo fuori il governo, bla bla bla, però la privacy dei nostri utenti viene prima, quindi, diciamo, noi, cioè, non siamo, no, disposti a collaborare. E in ogni caso, anche volendo, diciamo, il sistema di crittografia che abbiamo messo in su è così complesso, dice, che noi non potremmo aiutarvi, ovviamente mentendo da un lato. Allora, diciamo, a quel punto il governo si rivolse alla Cellebrite, okay, che in qualche modo riuscì ad aprire il telefono. Okay? E così, alla fine della storia, ne sono usciti fuori, diciamo, sono usciti bene tutti, no? Perché il governo era riuscito a prendersi da. Poi non era che era un caso così complicato, insomma, non era questo presunto terrorista così importante. Però il governo americano ne uscì bene dicendo che loro salvaguardavano la difesa nazionale, erano disposti a fare di tutto. Apple ne uscì bene perché ovviamente la privacy degli utenti non era stata violata da parte loro. Cellebrite ovviamente disse: noi siamo in grado di aprire qualsiasi telefono, basta che ce lo portate. Okay? In realtà la verità non è proprio così, nel senso che effettivamente questo prodotto è molto performante, però ci sono delle situazioni in cui non riesce a arrivare all'obiettivo, riesce ad arrivare a un obiettivo parziale. Ci sono tante situazioni, diciamo, da digestire. Poi la cosa interessante è che fondamentalmente mantiene una banca dati di attacchi possibili sui dispositivi cellulari aggiornata a sempre, per cui nel momento in cui arriva un dispositivo che può essere di qualsiasi natura, di qualsiasi anno, con qualsiasi diciamo, software di protezione all'interno, ha le chiavi, quantomeno per provarci. Quest'anno noi siamo riusciti, abbiamo contrattato con loro la possibilità di avere una licenza accademica, okay? Che però abbiamo pagato e non poco, e che in parte è stata pagata proprio dalla società ICT Lab, che ci ha dato un pacchetto che ci consente di avere 30 licenze. Okay? Quindi ora dobbiamo organizzare, vediamo un po' come fare, anche in base a quanti siamo, faremo dei turni, diciamo, di esercitazione, in cui, diciamo, lo vedrete all'opera proprio nei vostri computer, vedremo come fare da un punto di vista tecnico, probabilmente abbiamo bisogno di una VPN, insomma, ci organizziamo. Però è interessante farvi vedere questo strumento, perché, insomma, è uno strumento veramente
veramente potente, che in alcuni casi riesce ad acquisire dei dati con dei trucchi anche impensabili. Per esempio, uno che ci ha colpito quando l'abbiamo utilizzato per le prime volte è stato quello di vedere il downgrade delle app. Cioè, in alcuni casi, se io devo acquisire delle chat, no, di alcune messaggistiche, alcuni sistemi di messaggistica, quali WhatsApp piuttosto che Telegram, così via, ci possono essere dei problemi. Allora, uno dei tentativi che il software fa è quello di entrare con modalità, ovviamente, con permessi di root, diciamo così, e fare un downgrade, cioè non modificare il DB delle chat, ma disinstallare la versione corrente dell'app e installarne una versione precedente, evidentemente con dei bug, dal quale poi riuscire ad entrare, estrarre le chat e poi reinstallare la versione nuova. Tutto quasi in un procedimento quasi automatico. E quindi, insomma, lo vedremo all'opera. Allora, dobbiamo semplicemente immaginarci un percorso di esercitazioni possibili da fare insieme. La cosa più semplice probabilmente sarà quella che a turni ognuno di voi si acquisisce il proprio cellulare, che è la cosa più semplice, diciamo, e quindi lo vede all'opera per vedere che cosa riesce a estrarre dal proprio cellulare. Comunque ci ragioneremo insieme. E quindi vediamo un po'. Esatto, avete visto il film Perfetti Sconosciuti, no? Insomma. E comunque vediamo un po', ci ragioniamo. Però ci tenevo a dirvi che questo è un piccolo bollino che ci siamo dati come corso. Ci siamo dati come corso e parlando proprio con l'azienda, in Italia siamo l'unico corso in Italia che ha acquisito questa licenza, quindi diciamo, siamo contenti di poterla utilizzare, quindi in qualche modo la dobbiamo fare al meglio. Quindi anche quest'anno, come vi accennavo, ci saranno i seminari del dottor Zangara sugli aspetti giuridici e qualche altro seminario, eventualmente vediamo se possiamo organizzarlo. Devo dirvi che la modalità in streaming facilita un po' questa cosa, perché il fatto di non doverli ospitare fisicamente qui, viene più facile invitare qualche collega o qualcuno dall'esterno a tenere un paio di ore di presentazione su qualche argomento di approfondimento, e quindi probabilmente lo faremo anche quest'anno. Sarebbe stato carino fare, come gli altri anni, una sorta di convegno iniziale o alla fine del corso, però il fatto che purtroppo ancora non siamo totalmente in presenza, purtroppo penso che anche quest'anno salterà. E questi sono un po' i loghi delle varie aziende che un po' abbiamo visto prima, a cui rispetto a prima abbiamo in più il logo dei RIS, il logo della Polizia di Stato e dell'ENPSI, che è un ente europeo che si occupa di scienze forensi, okay? Che sono enti con i quali noi collaboriamo a vario titolo, ok? Quindi al di là del corso abbiamo come gruppo di ricerca e come CT Lab collaborazioni con questi enti. Ve lo dico perché il corso è un corso del terzo anno, okay? Quindi diciamo, se qualcuno di voi pensa di voler fare un tirocinio o una tesi in quest'ambito, è possibile farlo. Ovviamente diciamo, scegliendo insieme il percorso più diciamo congruo, no? Nel senso che per esempio nel fare i tirocini presso le forze dell'ordine è sempre un po' un problema perché diciamo, il tirocinio fisico nei loro laboratori prevederebbe il fatto che uno entra in contatto con informazioni riservate, per cui diventa un po' complesso farlo fisicamente da loro, però in collaborazione con loro, che significa farlo da noi, però diciamo, su argomenti di interesse comune è possibile, senza dubbio. E poi ci sono tutta una serie di argomenti di approfondimento proprio legati a questa disciplina che come state cominciando a capire è comunque una disciplina in continua evoluzione, per cui si possono fare tanti bei lavori da questo punto di vista. Quindi diciamo, cominciateci a pensare se qualcuno ha intenzione eventualmente per un tirocinio, una collaborazione, una tesi, abbiamo tante modalità possibili per farlo. Allora, la parte più importante che vi interessa ovviamente di più, l'esame. Allora, ovviamente molto dipende anche da quanti siete,
anche quest'anno immagino che siete tanti. Allora, l'idea qual è? L'idea è di avere l'esame classico prevede una prova scritta che finora, e penso che anche quest'anno la confermeremo, ha una parte a risposta aperta, in cui vi sono dei quesiti in cui diciamo, lo studente deve rispondere a risposta aperta, e poi una seconda parte con delle domande a risposta multipla. Questa è la modalità standard. Dopodiché, in base alle risultanze della prova, è possibile, ma in maniera opzionale, scegliere, concordare con il docente un progetto aggiuntivo che dà un bonus sul punteggio ottenuto. Quindi, che so, io ottengo 25 nella mia prova scritta, se faccio il progetto ho un bonus che di solito arriva fino a 4 punti, 3-4 punti. Il progetto è facoltativo. Però la prova scritta può essere, diciamo, eliminata se durante il corso si superano le prove in itinere, fondamentalmente. Prove in itinere che io comunque vi consiglio di fare perché diciamo, la parte più interessante è la parte che facciamo durante l'anno, perché le prove in itinere fondamentalmente saranno su dei casi pratici, saranno dei casi di approfondimento, insomma è la parte in cui ci si sporca più le mani. Okay? Quindi diciamo, l'idea mia è, vi suggerisco di seguire il corso, sostenere le prove durante l'anno e quindi arrivare poi fondamentalmente a fine anno senza dover fare l'esame perché alla fine si fa la media delle prove in itinere e si va avanti. Okay? Chi non fa le prove non supera le prove, invece deve comunque fare la prova scritta. Ok? Comunque su questo ci torneremo man mano, diciamo, che andiamo avanti. Non c'è orale. Non c'è orale. Ovviamente per quelli che sono online, eventualmente interrompetemi per qualche domanda. Non dico di usare la chat perché fra chat e presentazioni non riesco a seguirle entrambe, magari poi le vedo alla fine dell'ora le domande in chat. Allora, per quanto riguarda il materiale, visto che stiamo utilizzando Teams, anche quest'anno faremo uso di Teams a tutto spiano, quindi all'interno delle cartelle del canale c'è la cartella materiale del corso in cui andrò a mettere le slide. C'è questo sito di appoggio dove però sostanzialmente non mettiamo nulla se non le informazioni per chi dall'esterno volesse comunque seguire. Gli altri anni, anche questo penso che lo confermeremo, oltre, visto che non c'era Teams, okay, da sempre questo corso, una delle caratteristiche di questo corso è stata la possibilità di avere le lezioni online. Avevamo creato e abbiamo creato un canale dedicato su YouTube che si chiama Computer Forensics CT. Col vecchio nome che aveva il corso che si chiamava prima Computer Forensics e anche quest'anno penso che comunque scaricheremo le lezioni da stream e le metteremo disponibili online per tutti. Quello è il mio indirizzo email. Per il ricevimento c'è un canale Teams dedicato al ricevimento di studenti, stagisti e tesisti. Le giornate vengono comunicate di mese in mese e le trovate sulla mia pagina web. Sulla mia pagina web trovate proprio l'elenco dei giorni in cui faccio ricevimento, che al momento è ancora sempre online, però si spera di poter anche questo farlo fisicamente con le facce delle persone davanti. Allora, per quanto riguarda le risorse, allora, non esiste un libro di testo per questo corso, quindi nel senso che, come avete capito, è particolarmente complesso riuscire a fare un syllabus specifico, perché richiede competenze un po' diverse di base di informatica. Quindi tendenzialmente bastano le slide che io vi fornisco, che vedrete sono anche abbastanza prolisse, piene di testo. Comunque, per chi volesse approfondire, esistono numerose fonti in rete. Magari man mano vi passo qualche documento più, con qualche dettaglio in più sui singoli argomenti. Quelli che vi cito qui sono dei riferimenti per chi volesse approfondire interessanti. In particolare questa catena di libri che trovate qua, dove trovate questa parolina ISFA. ISFA è un'associazione italiana, non mi ricordo bene l'acronimo perché è un acronimo in inglese, International Forensics qualcosa.
che in Italia ha una sede e che in qualche modo mette assieme i professionisti di quest'ambito, okay? Quindi proprio un'associazione di professionisti. E la cosa interessante è che ogni anno chiede ai soci quelli più attivi, quelli più, diciamo, che hanno voglia di raccontare le proprie esperienze, di mettere per iscritto degli eventuali approfondimenti su un aspetto della Digital Forensics. Okay? E crea un libro che appunto si chiama ISFA Member Book, che appunto inizialmente nasceva come un libro per i soci, ma in realtà adesso è su Amazon, ci sono anche gli ebook che costano veramente pochi euro, e quindi diventano dei manuali. Vi ricordate che parlavo prima delle best practices, no? Quindi se io sono un consulente forense che lavoro in quest'ambito e quest'anno mi è capitato un caso nuovo, particolare, che ne so, un upgrade di un software particolare che sono riuscito ad acquisire in un modo particolare, lo scrivo, lo racconto, lo metto sul libro e lo rendo a disposizione della comunità. E diventa best practice, no? Perché diciamo al momento in cui io vado lì lo trovo. E quindi è molto, molto interessante perché ci scrivono sia i tecnici, sia i giuristi, tecnici e giuristi insieme, e vengono affrontate diverse cose, da un punto di vista proprio prettamente pratico. Prettamente pratico. Poi abbiamo, e quindi questa collana che credo nasca nel 2008-2009, è arrivata fino a oggi, quindi ogni anno ce n'è uno libro, insomma piccoli manualetti interessanti. E in questa collana abbiamo anche noi pubblicato tutta una serie di lavori sull'image video forensic. Quindi tutte le cose che noi vedremo di image video forensic, in realtà su questi vari libri troverete dei capitoli che ne parlano, e questi poi comunque ve li linko io a prescindere i PDF relativi. Quello che invece vedete in alto a destra è un vero e proprio manuale, che è una sorta di manuale tecnico-giuridico, si riesce a leggere, è uscito qualche anno fa, che però effettivamente, diciamo, è un buon testo, anche dal punto di vista normativo. Infatti vedete, manuale tecnico e giuridico. Quindi sono, diciamo, una bella risorsa di approfondimento. Non serve per la materia, però per chi volesse veramente, diciamo, investire qualcosa, quello potrebbe essere una buona cosa. Questo per quanto riguarda la parte generale, quindi tecnica e giuridica. Noi ci occuperemo poi in particolare di immagini, okay, e video, che sarà la seconda parte del corso, e in quel caso abbiamo questi due testi che vi suggerisco, che sono questo, Forensic Uses of Digital Imaging, che credo sia in biblioteca, tra l'altro, non so se c'è il PDF tra noi disponibile da qualche parte, forse sì però, e quest'altro che è Photo Forensics, che è un altro bellissimo testo che racconta tutto ciò che ha a che fare con la manipolazione delle immagini. Questo Farid è uno scienziato, uno dei più famosi a livello mondiale nello studio delle tecniche di manipolazione delle immagini, e ha creato questo bel libro in cui, diciamo, si parla proprio di tecniche per la manipolazione di immagini. Va bene, io mi fermerei qui, vediamo se c'è qualche domanda in chat, poi facciamo una pausa. Prof, volevo farle una domanda. Sì, Ma per prego. quanto riguarda le prove in itinere, Sì. quante saranno? Allora, non più di due, perché non c'è il tempo. Li svolgiamo durante il periodo di pausa didattica oppure... Bella domanda, non lo so. Nel senso che dipende da dove arriviamo col programma, quindi in realtà organizziamo, però in qualche modo le concordiamo, cioè in qualche modo comunque vi chiedo qual è la data migliore per voi per poterle fare, quindi questo sì, però la data Cioè, ancora non potrebbe l'ho. essere anche un giorno di lezione qualsiasi. Sì, poi bisogna capire anche il tipo di prova, perché l'anno scorso abbiamo fatto una prova, diciamo, che era una sorta di test a risposta multipla, e quindi l'abbiamo fatta durante una delle lezioni, abbiamo dedicato un po' di tempo a questo. L'anno prima invece avevo assegnato una cosa da fare a casa che poi mi veniva spedita via mail. Quindi vediamo quest'anno come ci organizziamo. Ancora non ve lo farò sapere nelle prossime lezioni. Va bene, la ringrazio. Poi, professore, i software girano su quale sistema operativo? Allora, Legalai è una piattaforma web, quindi in realtà basta andare su web e ci pensa lui. Amped e Authenticate sono su Windows, e UFED credo che ci sia sia la versione Linux che la versione Windows, anche lì. Poi man mano che li vediamo sapremo qualche dettaglio in più. Va
Martina D'Abbacco, professore, nel caso si volesse effettuare questo tipo di tirocinio, in che periodo bisogna comunicarlo? Dipende dal vostro percorso, cioè nel senso che è indipendente dalla materia, no? Quindi vi suggerisco di seguire un po' la materia, in modo tale da avere le basi della disciplina. Dopodiché, in base al periodo in cui pensate di finire il percorso di laurea, prima della tesi c'è il tirocinio, quindi tendenzialmente verso la fine del percorso conviene, diciamo, discuterne. Considerate che comunque un tirocinio di questo tipo impegna un numero di ore che dico significativo, ma insomma va fatto il lavoro in collaborazione con un altro ente, quindi va concordato. Poi, noi di altri dipartimenti possiamo usufruire le linee? Sì, non siete figli, siete studenti come tutti gli altri, quindi a tutti gli effetti sì. Francesco Barbagallo, nel caso di modalità d'esame a distanza, come cambia? Nel senso che l'anno scorso ci siamo arrangiati, nel senso che è stato fatto tutto a distanza e di conseguenza abbiamo fatto tutto a distanza. Quest'anno io mi auguro, diciamo, siamo ottimisti e ci auguriamo che tornerete tutti qua, quindi faremo tutto dal vivo. E in ogni caso ci adeguiamo, cioè vediamo un po' di capire come fare. Se sono le prove scritte le facciamo online, attualmente gli esami sono fatti online. Per cui questa prova scritta che vi dicevo dei vostri colleghi è fatta online con le telecamere accese e quindi diciamo ci arrangiamo, vediamo un po' come va, ovviamente diciamo, lo vedremo. Va bene ragazzi, facciamo una pausa di un quarto d'ora, riprendiamo ai 35. Rimango su questa stessa chat, su questa stessa riunione, quindi stacco semplicemente la registrazione e riprendo da qui. A dopo.